Sì.
cosa è successo. Ho iniziato a vedere questo canale che prima, perché sai che io vado. Sue frustrazioni e vuole imporle il loro.
video di circa 20 minuti dove racconta qual è il suo uomo ideale. Chiarissimo per me, io l'ho ascoltata ed è stato chiarissimo quello che ha detto e comprensione del testo ottima, insomma. E c'è gente che invece se l'è presa malissimo anche sul personale per cose che lei ha detto semplicemente esplicitamente dicendo questo è il mio pensiero, questo è quello che penso io, non è che quello che dico io è legge e tutti devono pensarla come me, io la penso così. Ma c'è gente che poi soprattutto sui gusti non si può dire perché qualcuno ha detto non sono d'accordo. Perché a me piace la Fanta, a te piace la Coca-Cola, ma se io dico a me piace la Fanta tu non puoi dire non sono d'accordo perché tu non sei dentro, a te non sai cosa mi piace, non è una cosa che scegli tu, non puoi dire che non sei d'accordo se a me piace la Fanta, cioè. E si parla di persone etero, non stiamo parlando di persone omosessuali, quindi proprio sono etero che giudicano altri etero, perché senso neanche etero che giudicano persone della comunità LGBT, però comunque non ne capisco il senso, ecco, non riesco a concepire come si è creata questa community, non ha alcun senso per me. Comunque allora una persona ha commentato, comunque sei riuscita a fare un video di 20 minuti senza descrivere standard, anche se dopo magari me li trovo un po' tutti simili per alcuni punti di vista, per me sono tutti diversi, però perché mi alzi e mi detto te li trovi tutti uguali, ma dove? In che senso tutti uguali? A me mi sembrano tutti diversi le persone con cui ho interagito e mi sono fidanzata, però capito, siamo tutti diversi, abbiamo estética.
Se voglio una relazione importante.
bene anche solo che sia bello poi per farci le cose e poi ognuno a casa propria e non condividere nient'altro, che non sia l'aspetto, se si può dire, su YouTube. E a parte di quello, cioè, capito, lei parla dell'uomo ideale, quindi deve essere un compagno di vita, quindi non gli, se non le piace, non le interessa l'aspetto esteriore, ma le interessa la personalità, dov'è il problema? No, non si può. Come posso dire una cosa del genere? Ti leggo i commenti. Adesso io posso leggere la parola con la S, con le a 3 S, una E, una O finale, posso leggerla su YouTube. Questo, non so se un uomo ha commentato, l'aspetto estetico conta per il solo fatto che non si è amici o parenti, quindi ci sarebbe la parte passionale che non può esistere se la persona non ti piace fisicamente. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? Dove l'ha letta questa cosa? Deciso lui o lei? Poi qua commenta dicendo, siccome lei ha detto che secondo lei, dopo una certa età, secondo lei è meglio vestirsi in un modo e dopo una certa età vestirsi in un altro, che ha senso comunque, dipende anche dalle situazioni, cioè il dress code, io sono d'accordo per il dress code, dipende. E dice, poi non capisco la censura, a 20 anni puoi vestirti così, a 30 cosa, ma la verità è che la gente sia contenta per non restare sola, la gente sposa spesso persone che non sopporta, oppure come diceva una canzone, non avevo niente da fare, l'amore vero è una benedizione, quello falso è una croce. Ok, e fin qui ok, però non puoi imporre che, cioè, perché non concepisci questa cosa, allora non l'accetti e dici che non può essere, non può esistere. Ma scusami, adesso ti dico, temi sessuali. Magari sto parlando di una cosa.
piacermi esteticamente, cioè che poi sicuramente le piacerà esteticamente, perché se ti piace una persona internamente poi la vedi anche esternamente bella, chi guarda solo l'aspetto esteriore questa cosa non la può capire. E quindi giudicano subito, no? E dicendo anche non è sano.
Sì.